6 giorni all'insegna della musica della tradizione con Ritmo Festival, convegni, mostre fotografiche e pittoriche, quali degne cornice della devozione infinita verso la Madonna delle Galline, che trova il culmine nella processione della domenica dopo Pasqua. A Pagani è ufficialmente conto alla rovescia verso la festa più attesa dell'anno, quella in onore della Madonna del Carmelo. Per le strade già aria di festa, con le massaie che preparano carciofi, tagliolini e pizze di grano, mentre l'amministrazione comunale e l'Arci Confraternita lavorano per gli ultimi ritocchi al programma sia civile che religioso. Si parte venerdì 29 aprile con la tradizionale apertura delle porte del santuario a Sondinacchere e Tamorre con il classico volo dei Colombi Bianchi. Subito dopo sarà ufficialmente festa in attesa della processione della domenica, quando la Madonna attraverserà quasi tutte le strade cittadine rinnovando l'antico miracolo dei colombi che le resteranno sul manto nonostante i rumori dei mortaretti. Al suo passaggio saranno aperti ufficialmente i toselli, luoghi devozionali per eccellenza, e sarà esplosione di fede e tradizione, di sacro misto a profano in ogni angolo della città di Pagani. Da lunedì, dopo la nottata nei Toselli ed in Villa Comunale, partirà il Ritmo Festival per concludersi sabato notte. Al fianco della macchina organizzativa, già spiegate le forze dell'ordine. In campo la tenenza dei carabinieri per far sì che sia la processione domenicale che gli appuntamenti si svolgano tranquillamente per rendere la festa più sicura per gli oltre 100.000 che certamente anche quest'anno accorreranno a Pagani. Indietro!